Bonjour ragazzi, anche oggi nuovo vlog, spero che non siano troppi, ma mi avete detto che vi piacciono i vlog, quindi sono molto contenta. Qui c'è il gatto Denver, io sono in condizioni terribili, devo ancora farmi una doccia. Abbiamo avuto due visite per l'appartamento, dove c'è una luce decente, chi lo sa, e abbiamo avuto due visite per l'appartamento questa mattina, quindi mi sono svegliata presto, perché come sapete, se non l'avete visto già in altri video, ma il mio appartamento è in vendita, quindi abbiamo appunto avuto due persone interessate che sono venute a vederlo. C'è gatto da me. Salve. 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 Ciao. Sei bellissimo. Sei un gattino bellissimo. Sì. Sì. Quindi tra poco mi preparo e vado, vabbè, in realtà devo andare alla posta oggi e sto aspettando un altro pacco che dovrebbe arrivarmi per lavoro, poi devo ritornare a casa a fare filmare un video e scattare un post per la Wycon, che come sapete è un brand di make up. E dopodiché, e devo anche montare il video vlog che sia online, in modo che sia online oggi alle 17:30. Ciao Mola. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Eric va, ma ci vediamo dopo. Sì, ci vediamo pomeriggio, dai. Sì, Mola. La gatta cattiva. La gatta cattiva. Denver, tu non potresti stare in camera. La gatta cattiva. Sì, ma... Dai. Dai. Lo so che ti sta seguendo. Oddio, ma... Ma gatto Denver? La gatta cattiva. Io ho tanta paura. Che oddio. Denver ha la voce come Fantozzi. Sì, è vero, sì. È vero. Abbiamo appurato assolutamente. Dai, vai di là. Dovete aiuto! Dovete immaginarvelo che parla come Fantozzi, no? Sì. Adesso dove va? Io vado via perché c'è... È molto umana lei! È molto umana! Boh. Ciao, gatta cattiva. Ok, allora adesso, sì, mi stavo dimenticando che devo mettermi prima al montaggio, quindi devo fare montaggio del video, dopodiché devo andare alla posta, nel frattempo mi deve arrivare anche quest'altro pacchetto che è una cosa di lavoro, e poi filmerò e farò il post per Wycon, che tra l'altro quando sono stata via appunto mi è arrivato un pacchetto, perché come sapete siamo tornati dall'Olanda da qualche giorno e in realtà... Su abbiamo filmato soltanto il video di viaggio quando siamo arrivati, poi mi sono presa veramente, ragazzi, una settimana di completo relax e di completa disintossicazione dai social, non da voi ve lo dico sempre, ma dai computer, cellulare, internet, Instagram, YouTube eccetera eccetera, ogni tanto stacco, che mi fa bene sia per la mia salute mentale ma anche per gli occhi, tipo, perché a volte mi rendo conto che gli occhi si stancano e sono molto provati da tutte le ore che passo al computer. Quindi questo è quanto, ragazzi, adesso ci metteremo al montaggio. Tra l'altro sto aspettando che mi arrivi ancora uno dei miei autoregali e dopodiché vi farò il video sui miei regali di compleanno che non vedo l'ora che vediate, ok? Sono super emozionata ogni volta che vi faccio vedere queste cosine, che poi mi avete detto: Nicole, devi fare un video haul, quanto tempo fai video haul? Quindi finalmente arriverà un bel video haul stile Nicole. Finalmente gatto Denver si è messo tranquillo perché continuava a chiamarmi, ok, adesso si è messo tranquillo, posso lavorare finalmente in pace. Amore mio! Ah sì, no. Gattino tutto bianco, lui è tutto bianco, un buco arancione, ma sì. Arrivato il corriere GLS e sono arrivati i miei due pacchetti, qui c'è sempre gatto Denver e adesso continuerò con il lavoro al computer in realtà perché ne ho veramente veramente molto. Come vedete sono un po' sommersa dai pacchetti, ma nel frattempo vado alla posta perché altrimenti mi chiude, perché è aperta solo di mattina, e poi ritorno e mi rimetto a lavorare al computer e a sistemare i prodotti per il video che devo filmare dopo, ragazzi, perché... Forse non sembra, ma sto facendo mille cose contemporaneamente. Tra l'altro devo anche mandare una fattura che mi sono ricordata di non aver spedito, quindi figuratevi quanto sono messa bene se mi dimentico anche di mandare le fatture per i pagamenti miei, quindi ok. Let's go, perché altrimenti mi chiude la posta, ragazzi. Biglietto a mano, let's go.
Outfit di oggi, ragazzi, è difficilissimo perché non so come vestirmi. Prima c'erano 18 gradi ma pioveva, adesso ci sono 12 gradi ma non piove più, quindi è veramente difficile. Comunque ho messo questo teddy coat che adoro, infatti lo uso moltissimo, è super morbido e super caldo, questo maglioncino color Tiffany che dietro ha anche un fiocchetto molto carino, e l'ho abbinato alla mia chanellina dello stesso colore che è stupenda, ma per il colore particolare che ha non la uso abbastanza, quindi voglio assolutamente usarla di più, ragazzi, perché è veramente di un colore, ok, se la inquadro magari, di un colore meraviglioso. E poi ho i pantaloni in finta pelle e questi scarponcini, quindi prendo il cellulare, non dimentichiamo il cellulare, pacchetto ritirato, ragazzi, tutto fatto, e penso sia una cosina che ho ordinato io per un futuro video, ma vedrete. Notare anche la bellissima giornata adesso a Trieste, perché c'è il sole e fa caldo. Che carine tutte le cosine natalizie, i calendari dell'avvento, che belli. Quanto è bella questa chanellina, devo veramente indossarla di più, è stupenda. È delicata, ragazzi, perché bisogna stare attenti, perché è fatta in appunto della pelle più delicata, perché Chanel ha due tipologie di solito di pelle, questa è quella appunto più delicata, più liscia, bisogna starci un pochino attenti, però è stupenda. In realtà mi piaceva tantissimo anche la versione più grande, mi ricordo quando l'ho presa, ma quella era solo in pelle caviar martellata, questa invece è liscia, più carina. Ma come vi ho detto, c'è un'altra cosina, anzi più di una, in arrivo in realtà da Chanel, che vi devo far vedere per il mio compleanno. Mi sono fatta quest'anno 4 grossi regali per il mio compleanno, dei quali uno sto ancora aspettando di ricevere dalla boutique Chanel di Venezia, che con i problemi che hanno avuto a Venezia penso che non abbiano appunto anche un attimino stoppato gli ordini, quindi li capisco, però sì, questo è quanto. Tra l'altro, vabbè, ovviamente sono super emozionata, non vedo l'ora che mi arrivi questa cosina, ma ragazzi, che abitate a Venezia, come state? Perché anche Trieste si è allagata, non solo Venezia, fino praticamente a un bel po' tutte le rive, quindi tutto il molo eccetera era completamente sommerso dall'acqua, ma l'acqua poi è arrivata anche fino in centro, quindi mentre noi però eravamo via, quindi noi non eravamo qua per fortuna, ma so che appunto Venezia è messa ancora peggio e so che è ancora sommersa, quindi ragazzi, come state? Tutto bene? A parte questo, volevo chiedere un aiuto, perché siete in molti ad essere esperti di router, wifi eccetera eccetera. Ragazzi, allora, il mio computer continua, non so se ve ne avevo già parlato di questa cosa, il mio computer continua a disconnettersi dalla rete wifi, ed è una cosa che mi capita anche dal cellulare, però mi capita solo a casa mia, perché da Demelza mi sono detta ok, connetto computer cellulare, ragazzi, per una settimana, anzi 8 giorni, non si è mai sconnesso. A casa mia mi succede costantemente, ma è proprio una costante, ci sono giorni in cui rimane connesso e si sconnette magari solo una o due volte in tutta la giornata, e poi ci sono giornate come oggi che tipo si sta sconnettendo costantemente. E appunto, avendo testato il fatto che a casa di Demelza, cioè con altre reti wifi, non mi capita, so per forza che è il mio modem, router, come si chiama, ad essere il problema. Ve lo faccio vedere, che è quello tipico, quello classico della TIM per la fibra, è questo. Ragazzi, ditemi cosa posso fare, cioè devo veramente chiamare la TIM e fargli cambiare modem perché questo è difettoso, o c'è qualcosa che io posso fare? Ho già provato dal computer a fare forget networks perché ne avevo salvate un sacco, quindi boh, magari mi sono detto ok, magari può essere quello, quindi ho tolto tutte le reti che il mio computer già aveva salvate. E però il problema persiste, quindi se sapete darmi un consiglio ve ne sarei grata. Pensavo fosse il mio computer, a dire il vero, e poi mi sono resa conto che no, appunto, perché da Demelza non si è scollegato per un secondo. E questa cosa mi crea anche parecchia difficoltà quando magari lascio caricare un video, esco perché si sconnette la rete, non si riconnette. Questo è un altro grosso problema: quando perde la connessione poi non si riconnette, quindi quando io magari esco, lascio un video caricare appunto,
Si blocca il caricamento perché perde la connessione e poi non ritorna alla connessione, quindi si sconnette e rimane così e ricerca la rete e non si riconnette nonostante appunto la rete sia lì disponibile eccetera. Quindi è strana questa cosa, magari succede anche a voi se avete lo stesso modem della TIM, magari è un problema del modem, non lo so. Se vi è successo, fatemi sapere come avete risolto, vi prego. Nel frattempo, quello che ho fatto è stato mandare una fattura controllando il contratto, perché appunto mi sembrava strano non averla ancora inviata, ma effettivamente non l'avevo ancora inviata, quindi ho mandato una fattura. Dopodiché, vabbè, ho parlato con i tizi della caldaia, che in realtà mi stavano chiamando ancora per la casa del mio ex, e quindi gli ho detto, ma anche, cioè, no, in realtà, cioè, non gli ho detto, ma anche no, gli ho detto, no, non chiamate più me perché non ci sono più, quindi chiamate il mio ex. E infatti mi sembrava strano di doverla già rifare qui a casa mia, e effettivamente avevo ragione, non era passato un anno dall'ultima, come si chiama, la manutenzione, che si fa una volta all'anno. Poi ho pagato 3 F24, che sarebbero tasse, e poi adesso devo pagare anche la porta blindata che abbiamo messo nel frattempo. E poi devo rispondere circa 750 email. Tra l'altro sto preparando tanti video che secondo me vi piaceranno, ma sto aspettando che mi arrivino le cosine per poterli filmare, e non vedo l'ora, anche perché ho avuto, secondo me, un'idea che in Italia ancora non ha avuto nessuno, anche se poi matematicamente quando dico così sono già usciti almeno 10 video in Italia, perché io arrivo sempre tardi, ma perché mi piace prima godermi, mi guardo per bene tutte le tipologie, tutte le challenge eccetera, tutti i video su YouTube America, e poi quando l'hanno già fatto in tanti magari dico ok, lo faccio anch'io però a modo mio, avendo visionato bene quello che hanno fatto gli altri. Non lo so, di solito mi capita così, è sempre con i canali americani, poi mi dico ok, l'hanno fatto in 50 questa challenge, dai facciamola anche noi perché evidentemente è carina, piace, e per questo che arrivo sempre in ritardo, anche perché alcune challenge, anche se le fanno, e non parlo solo di challenge, anche se le fanno in tantissimi, magari non mi piacciono e quindi poi comunque non la faccio. Ok, vabbè, a parte questo discorso, ragazzi, sto sperando veramente che mi arrivi oggi il mio regalo, uno dei miei autoregali di compleanno, ma lasciamo stare. Infatti ogni volta che suona il campanello sono lì, sì, il mio regalo, no, invece no. Altra cosa, ho parlato con quelli di Wycon, perché hanno cambiato all'ultimo secondo i prodottini da inserire nel video che volevo filmare, e quindi ho bisogno di una nuova spedizione perché non avevo il fondotinta del colore corretto, c'erano un paio di altri prodotti che non avevo, e quindi sto aspettando che mi arrivi il pacchettino nei prossimi giorni per filmare quei contenuti. Sono molto felice di lavorare di nuovo con Wycon, nonostante il video che ho fatto qualche giorno fa in cui entravo da Wycon completamente bendata e sceglievo una full face di make up, se non l'avete visto andate a vedere quel video che è molto particolare, e che sarebbe due video prima di questo, anche se quel video non era assolutamente sponsorizzato con Wycon, cioè da Wycon, però sono molto contenta di tornare a lavorare con loro dopo qualche anno, perché avevo lanciato lo store nel centro di Roma quando è stato aperto ed è stato un successone, quindi sono molto felice appunto di tornare a lavorare con loro. E ok ragazzi, adesso continuo con le mie scartoffie e le mie cosine lavorative al computer, e dopodiché penso che andrò da mia mamma, ma prima mi truccherò perché oggi voglio proprio truccarmi, perché sono tipo due giorni che non mi trucco e oggi voglio assolutamente truccarmi. Nel frattempo tra l'altro volevo anche dirvi che voi probabilmente non ve ne accorgerete, ma ragazzi guardate, non ho più quella pallina bruttissima che avevo, l'ho tolta, è andato tutto bene, l'ho tolta finalmente, viva, è rimasto un piccolo tipo un puntino rosso che spero se ne vada, ma non è niente che si veda, in realtà lo vedo praticamente solo io. Quindi adesso che è completamente guarito posso truccarmi eccetera eccetera. E mi avete chiesto anche come sta andando con gli orecchini. Allora, questo si è cicatrizzato, nel frattempo mi si era formata la stessa cosa anche dall'altra parte, e sapete che cosa ho notato? E poi è passato. Sapete cosa ho notato? Quando dormo praticamente io tendo a
probabilmente a schiacciare molto la testa, e visto che ho le orecchie grandi, tipo il lobo mi si piega così, ok? E irrimediabilmente piegandosi con il mio peso su, i piercing, il terzo, sia da questa parte e il quarto dall'altra, tendono ad infiammarsi e si forma quella pallina e poi scompare. Quindi penso che sia dovuto a questo, e penso di dover cambiare l'ultimo orecchino su ogni orecchio in modo che non sia appunto un anellino, perché questi tendono a darmi questo problema. Mi avete scritto in tantissimi che non devo indossare gioielli d'argento, eccetera, che posso essere allergica al nickel, ma tutti i miei orecchini sono d'oro, a parte quelli jewel candle che sono comunque placcato oro, ma il terzo da questa parte e il quarto da questa parte sono entrambi 100% oro, quindi non dovrebbe farmi niente, ma penso che sia appunto il modo in cui dormo in realtà. Quindi vabbè, bando alle ciance, Nicole, smettila di chiacchierare sempre. Ecco, per farvi capire il problema, in diretta è successo, guardate un po', adesso ve lo faccio vedere, ragazzi, ci sarà qualche tecnico in grado di aiutarmi? Allora, io lo riconnetto, ok? A parte che non si riconnette, non capisco come mai. Ecco, adesso si è riconnesso e tra pochi minuti si disconnetterà di nuovo, e il bello è che poi non si riconnette automaticamente, quindi appunto, voi che ve ne intendete, fatemi sapere come devo risolverla questa cosa, perché è molto molto fastidioso, e specialmente con il mio lavoro. Ecco ragazzi, è risuccesso di nuovo, si è sconnesso e riconnesso però non si riconnette sempre, mannaggia. Quindi sì, sicuramente c'è qualcosa che non va, o nella rete, nel modem, non lo so. Voi che ve ne intendete, vi prego, datemi una mano. Pranzetto non super sano e dietetico, ma buonissimo. Panino con salame ungherese. E qualcuno vuole sempre un pezzettino di quello che mangio io. Bravo amore mio. Ok, è successo di nuovo, si è disconnesso e non si riconnette automaticamente, non riesco a capire perché. È in questo momento il mio video, se non fossi stata a casa e non potessi riconnetterlo, il mio video praticamente non andrebbe online, quindi riconnettiamo. Ok, adesso di nuovo online, adesso l'uploading continuerà, però non riesco a capire perché funziona questa cosa. Cioè, perché non funziona questa cosa, perché succede, che rabbia. Visto che comunque mancano solo 8... Sì, mancano solo 8 minuti al caricamento di questo video prima di uscire di nuovo, aspetterò un attimino che sia... che almeno arrivi al processing, perché poi il processing va... da solo, ma l'uploading, il computer deve essere connesso, quindi vabbè. Primer, come al solito uso il The Professional di Benefit, non c'è niente da fare, questo è il mio primer preferito. Brufoletti, come al solito, sempre presenti, ma stavolta so perché, è dovuto al vaccino che ho fatto, perché prendo un, che non è un farmaco, ma sono tipo dei batteri buoni che ti... Praticamente è un vaccino contro i malanni di stagione, eccetera. Siccome io ho sempre mal di gola ad ogni cambio di stagione e una febbricciola molto antipatica, una cosa che ho visto che mi aiuta tantissimo con il mio sistema immunitario, ragazzi, è questo Broncovaxom, che è appunto un farmaco, quindi necessita di ricetta, quindi non è che potete andare a prenderlo, eccetera. Però a me ha aiutato tantissimissimissimissimo, e non ho più quella sensazione di febbricciola, di calore nella testa e come se aspettassi di avere la febbre da un momento all'altro. Avete presente quella sensazione? Ecco, ce l'avevo costantemente ad ogni cambio di stagione. Da quando prendo questo Broncovaxom non mi capita più, quindi è fantastico. E appunto sono dei... Me l'aveva prescritto all'epoca l'otorino, laringoiatra, mi aveva detto: guarda, quando c'è il cambio di stagione ti conviene farti una cura ogni volta, così rinforzi il sistema immunitario, in particolare serve per chi appunto ha problemi di gola come me, eccetera. E l'unica pecca di questa cosa è che ogni volta che faccio questa settimana, perché la faccio inizio settembre, inizio ottobre, inizio novembre, e poi mi sa marzo, aprile, maggio, no, febbraio, marzo, aprile, mi sa, boh, non mi ricordo, comunque...
L'unica pecca di questo farmaco è che ti fa venire un sacco di brufoli, e ho notato questa cosa già dalla prima volta che l'ho preso, forse per il fatto appunto che sono proprio batteri, ma mi fa scattare un sacco di brufoli, e adesso ne abbiamo tipo tre, uno in fronte, uno qua e un altro qua che se ne sta andando per fortuna. Ma devo dirvi che il Liquid Gold, l'alfa, come si chiama il brand, non mi ricordo, l'acido glicolico mi aiuta un sacco, se non altro quando escono riesco ad asciugarli molto in fretta con quel prodotto. Poi, allora, correttore uso lo Stay Naked di Urban Decay. Se sentite di là, ovviamente c'è la lavatrice, ragazzi, non poteva non esserci la lavatrice. In tutti i miei video deve sentirsi il rumore della lavatrice. Tra l'altro, una cosa volevo chiedervi, che magari è solo così pur parlare. Ma avete mai sentito parlare dei fili di trazione? Sono praticamente dei... appunto dei fili molto molto sottili che si vanno ad iniettare con una siringa sotto la superficie della pelle, e servono sia per dare un po' un effetto un po' liftato della pelle, che non penso di averne bisogno in realtà, ma quello che mi interessa di più è che ti... per dire, ti segnano molto bene il contorno del viso, per esempio qui, perché io ho un viso molto rotondo e paffutello, quindi mi piacerebbe averlo un po' più definito. E il bello di questi fili di trazione è che rilasciano collagene sotto pelle, quindi praticamente agiscono anche come antirughe e come ringiovaniscono un po' la pelle. E la cosa che mi fa pensare di volerli provare è che dopo qualche mese... se ne vanno, cioè vengono, siccome sono fatti di collagene se non sbaglio, e dopo pochi mesi questo collagene si dissolve praticamente e l'effetto se ne va. Quindi, visto che è una cosa temporanea, stavo pensando di provarli, però vorrei capire da voi se uno ne avete mai sentito parlare, se qualcuno che conoscete o voi li avete fatti, qual è la vostra esperienza, perché sono molto 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 curiosa di saperlo, anche perché, ripeto, non sono sicura di farlo, ma mi sto un po' informando e vorrei sapere se qualcuno di voi ha qualche informazione da darmi a riguardo, sarebbe molto utile. Tengo sempre a portata di mano delle salviettine struccanti quando mi trucco, che uso solo per pulire le mani e la scrivania, perché altrimenti c'è un patatrac qua, ragazzi, che voi quando mi trucco vedete me, ma non vi rendete conto del casino che c'è qua sotto, quindi sono sempre a pulire. Allora, facciamo un trucco con qualche ombretto oggi. Illuminante uso il Dandelion, però illuminante, perché l'altro era la versione blush, versione illuminante. Ho finito, ragazzi, l'illuminante della palette di Chiara Ferragni, non me ne è rimasto più niente nella cialdina, è completamente andato, e quindi sono passata a questo di Benefit, che è altrettanto ottimo e mi piace perché è, come dire, ha un sottotono abbastanza neutro, forse un po' rosato, e a differenza di tantissimi illuminanti, ragazzi, che sono o troppo dorati, o troppo aranciati, o troppo gialli, o troppo bianchi, questo è, secondo me, super. Allora, passiamo agli ombretti, dai, usiamo la Naked Honey, che ha, ragazzi, colori pazzeschi. Vabbè, già l'abbiamo usata in uno degli ultimi Get Ready With Me e già li avete visti, sono stupendi. Non so come sia possibile, ogni volta dico che faccio un trucco leggero, poi mi ritrovo con ombretti scuri, eyeliner nero, eccetera eccetera. Allora, torno con la mia matita Victoria Beckham, ragazzi, questa è una delle migliori matite occhi che io abbia mai provato nella mia vita, davvero. Poche sono davvero al suo livello, è super morbida e super super nera. Ok, stessa cosa dall'altra parte. A volte mi fa più solletico, a volte meno, metterla sopra nella rima interna superiore. Oggi, per esempio, mi fa abbastanza solletico, dipende dalle giornate, non so perché, poi mi lacrimano gli occhi, vabbè. Allora, poi mascara, uso il Damn Girl di Too Faced, che come sapete mi sta piacendo un sacco, solo che lo scovolino è un pochino troppo grande, secondo me, quindi si rischia di sbavare, ma è un super, super, super mascara anche questo. Devo dire che Too Faced con il Born This Way e con il Damn Girl, appunto, che mi ricordo, non mi ricordo mai i nomi dei prodotti,
sono saltati proprio ai primi posti delle mie classifiche sui brand con i mascara migliori. Mi piacevano molto anche quelli di Make Up For Ever tempo fa. C'era lo Smoky Dash, che mi piaceva tantissimo, ma non so se lo fanno ancora. Con e senza mascara. C'è una bella differenza, direi. Ok, make up completato. Nel frattempo poi ho fatto le sopracciglia e ho aggiunto il rossetto, che è uno dei miei preferiti di MAC da sempre, il Velvet Teddy, che se non sbaglio è un... sì, è un matte. Ed è... super confortevole, lo adoro. Ok, make up di oggi, sempre sui toni del marroncino. Lo sapete quanto io amo i miei smokey eye, ragazzi, specialmente in autunno, inverno. E basta, adesso saluterò i gatti e vado da mia mamma. Ciao Ramsey. Buonasera. Scimmiese, buonasera. Penso sempre che l'ascensore di mia mamma sia super adatto a far vedere outfit, eccetera, mentre il mio a casa purtroppo no. Quindi mini vlog dall'ascensore, ragazzi. Beta, siamo tornati. Ciao, gattina super affettuosa. Anche detta la gatta cattiva. Mi piace vedere certe testate. Con la coda di una lontra. Hai la coda di una lontra. Come al solito è un po' una lotta far mangiare Gatto Max. Però oggi è stato bravo e ha mangiato quasi tutta la scatoletta. E adesso l'ho visto che mangiava un po' anche della scatoletta degli altri. Quindi direi che è stato bravo. Hanno quasi finito tutto. E Gatta Beta alla fine arriva sempre e cerca di racimolare anche tutto quello che è rimasto. Beh, che di norma lei comunque mangia per ultima. Infatti. Salve. Nel frattempo stiamo preparando la cena e Eric sta facendo le bistecche. Per me invece riscalderò questo pollo con le carote, poi farò uno di questi cordon bleu con il formaggio e forse un sofficino, vediamo. Ok, scusatemi per il casino, ma c'è la ventola accesa, comunque quasi pronto. Il pollo ha un buonissimo profumo e anche le bistecche, che sono praticamente pronte. Alla fine ho fatto anche le patatine, ragazzi, ma le ho fatte al forno, senza olio. Avevo ancora fame e l'ho trovata in freezer. Oh no! Il mio incubo peggiore, gli abbracci! Sembra che la stai torturando, ma il bello è che lei non se ne va, cioè si lamenta ma sta immobile, ragazzi. Guardala, non scende mai quando le abbracci, perché le piace. Catastellina. Ma che, dove vuoi che vada, sta qua. Guardala, adesso torna. Dico, in fondo lei le piace. Ah. Oddio, arriva il gendarme. Mamma mia. Gatta Beta è un po' bisbetica, ragazzi, dovete sapere. Sì, bellissima. Ragazzi, comunque ho scoperto Estate Zero ed è molto molto buono. Io l'ho scoperto adesso, magari esiste da decenni, però provatelo se non l'avete provato, perché anche la versione zero è super buona. Il tipico Eric che si guarda i video. Questo è il video che è uscito oggi, il vlog da Alkmaar. Brown. Non ti arrivo a dire uguale. Brown. Pubblicità, amore, senti, pure noi youtuber dobbiamo sopravvivere. YouTube. Mamma mia. Noi poveri youtuber, cioè. I can do that R. It's like half an R. It's not R. It's like a nuova stagione Vikings. Stiamo guardando, anzi stiamo cercando qualcosa su Amazon Prime Video, perché ho fatto l'abbonamento di Amazon Prime. In realtà poi mi sono resa conto che era compreso anche Amazon Prime Video. E siamo speranzosi, anzi Eric è speranzoso che sia meglio di Netflix.
Però io non sono tanto sicura. Cioè, secondo me più o meno ci sono le stesse cose su, no? Boh. Dici? Ma no, tutti so. Lì sono diversi. Forse c'è qualcosa in più qua, non lo so, vedremo. Sì, sì, andiamo... sono fiducioso. Andiamo... Sei fiducioso? Sì, sì, perché no? Andiamo a vedere... Come si vedono gli horror? Non so, non so. Ah, Scraps. Mamma mia, ho adorato Scraps. Guardavi Scraps, amore? No. Non guardavi Scraps? No. Non ho parole. No. Io non ho veramente parole. Ah, c'è Ted. Sì, vabbè, ma l'ho visto. San Andreas l'abbiamo visto. Sì. I'm Legend l'ho visto. Eccomi. Ma dai, Captain Underpants. Beh, insomma, almeno c'è un po' di... No? Dici che c'è più scelta? Non so se c'è più scelta, però a vedere così, insomma... Andiamo un film. Ah, certo. Certo. Sempre lo stesso problema, ragazzi. Io torno a ripetere se c'è qualcuno che sa dirmi come fare per risolverlo. Ok, abbiamo deciso di guardare 31. Allora come ti sembra allora questo Amazon Prime Video? Promette bene. Meglio di Netflix da quanto hai visto dalla scelta? Beh, può essere, però sì, finché non iniziamo a guardare i film non si può dire. È vero. È vero, adesso, vabbè, adesso sarà la prova. Sì, 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 sì. 31, ragazzi. 31. Un bel horror. Sembra bello, dal trailer. Sì, sembra carino, sì. Vediamo. Forse pensavi che fossi un attore con il cerone sulla faccia, seduto qui in attesa di poter far ridere il pubblico in platea. Ma credimi, te sbagliavi. Il responso è che il film sembra abbastanza splatter, ma comunque carino. Però non so quanto abbiamo visto perché Eric praticamente si è addormentato. Buonanotte, amore. Buonanotte. Quindi finiamo di vederlo domani, però secondo me non è male. Comunque come scelta dicevamo che forse Amazon Prime Video ha qualcosina in più rispetto a Netflix. Voi che cosa ne pensate? Avete uno dei due? Quale guardate? Anche se non so se le serie TV, le stesse che sono su Netflix, poi le danno anche su Amazon Prime Video, questo dovrei vederlo. Però per adesso non è male, per la prima volta, secondo me è carino. Poi ho visto che c'è anche un film, anzi più di un film di Stephen King che non ho mai visto, tipo questo, A Good Marriage, e poi c'è un altro tipo, questo, Thinner, che sembrano interessanti, che non conoscevo. Comunque, io adesso mi metterò al montaggio del vlog che sto filmando in questo momento, quindi di questo video, e poi vado a nonna anch'io, ragazzi. Bacio grandissimo mio family, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! Anzi, una cosa volevo farvi vedere, una piccola anticipazione, ragazzi, perché sono tornata nel mio studio per mettere in carica il computer e ho visto il pacchetto e ve lo faccio vedere. Piccola anticipazione su quelli che sono i miei autoregali di compleanno. E questi, ragazzi, sono due dei miei autoregali. Uno, come potete vedere, ta-ta-ran, è di Chanel, vediamo se indovinate di che cosa si tratta. È una cosa, diciamo, che nella mia collezione mancava, un po' un classico. E poi un'altra cosina, ta-ta-ra, da Luisa di Roma si vede il pezzettino della luce, perché vi ho appoggiati letteralmente su questa lampada. Qui, come al solito, c'è il nostro immancabile gattino tutto bianco, un po' arancione. E poi c'è quest'altro pacchetto di Luisa di Roma, ragazzi, e qui all'interno c'è una cosina. Ve lo svelo il brand o non ve lo svelo? Sì, ve lo svelo. Qui c'è una cosina. No, vi dico l'iniziale del brand. Inizia con la B e finisce per A. Ma non vi anticipo altro, quindi questi sono solo due dei mega regali che mi sono fatta per il mio compleanno. Ok, questo è quanto. Adesso finisco un po' di lavoro al computer. Mi metto al montaggio di questo video e poi nanna anche per me. Baci, ragazzi, stavolta buonanotte davvero. A domani. Ah, e scusatemi se l'ultimo vlog era cortissimo, se vi un po' trascurati nella settimana in cui sono stata in vacanza da De Mezza in Olanda per il mio compleanno, perdonatemi. E adesso sono tornata, promesso che non vi abbandono. Ma ciao, a domani.